Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù, di buon sacco vi vogliamo presentare. Al Corsaro di Uzzano si affrontano Pescia Uzzanese e Ponzacco per la 19ª giornata di campionato. Locali che cercano punti importanti per la salvezza. Il Ponzacco capolista, il campione toscano di Coppa Italia, vuole continuare la marcia verso il titolo dopo la grande vittoria di domenica contro il Pietrasanta. Pescia Uzzanese senza Gimignano e Ceccarelli squalificati, mister Lazzini senza Barzotti, Granito fermati da giudice sportivo e Balleri influenzato. La partenza è ponzacchina con Balesti che perde l'attimo del tiro appena arrivato in aria, risponde il Pescia Uzzanese con Cerri, la sua punizione è 2 metri al lato. Quinto minuto, rinvio del portiere, la palla spizzicata da Cerri, Fiale e Lazzerini, la palla si ferma nella pozzanghera, il più lesto è Aperuta che si avventa sul pallone e lo scarica in rete alle spalle di Cappellini. Il quinto minuto a Pescia Uzzanese. Il Pescia in vantaggio per 1-0 con Aperuta, il nuovo arrivato in casa pistoiese. Ma il Ponzacco non ci sta, Tamberi mette la palla in mezzo, insidiosa, ma Balesti non ci arriva per un attimo. Qua è Cerri, brutto il fallo su Bortoletti a gomito alzato, sono stati ripetuti i falli di Cerri e Pera, ammoniti entrambi. Tamberi, la sua conclusione è forte ma è bravo Gori a intercettarla. Ancora Pera, un colpo proibito alle parti basse a Lici, ammonito il numero 4 pistoiese, beccato anche dal pubblico ponzacchino. È sempre Pera che nuovamente interviene un po' in maniera irruenta, sempre su Lici, l'arbitro lo manda via e rischia il doppio cartellino giallo. È il 17esimo minuto quando Tamberi dribbla due avversari, va sul fondo, la palla in mezzo, al volo Balestri realizza il gol del pareggio. Federico Balestri, dopo la rete importantissima domenica contro il Pietrasanta, un altro gol pesante a Uzzano al 17esimo minuto che regala subito il pareggio alla squadra ponzacchina. Aperuta scatta sul filo del fuorigioco, il diagonale soffia di poco al lato, ci poteva stare il vantaggio del Pescia in questa occasione. Gol sbagliato, gol subito, Pieroni il tiro, rimpalla sulla schiena come vediamo del numero 5 Stufaldi, poi sul braccio per il signor Picchi di Lucca, è calcio di rigore. Veementi le proteste dei giocatori del Pescia perché dicono all'arbitro ha carambolato prima sulla schiena e poi sul braccio, volevano l'involontarietà. Ma lo specialista Cristian Brega non sbaglia. Al 46esimo minuto il Ponzacco passa in vantaggio per 2-1, va ad abbracciarsi alla rete con gli infortunati, gli squalificati Barzotti, Granito e Garbini. Finisce il primo tempo col Ponzacco in vantaggio per 2-1, la ripresa, mister Lazzini fa un cambio tattico, mette Pieroni a fare trequartista, a disturbare Arricca e i risultati si vedono subito. Fiale, bella la palla in profondità proprio per Pieroni, il suo stop e l'esterno destro per il colpo di testa di Cristian Brega, sesto gol in una settimana per l'Ariete rosso-blu. Il Ponzacco passa di nuovo sul 3-1, partita praticamente in cassaforte dopo 7 minuti della ripresa. Lunardi sbaglia il rinvio, sulla palla va Cerri che si tuffa proprio clamorosamente al limite dell'area, ci casca l'arbitro, il signor Pic di Lucca, rivediamo nuovamente che non c'è nessun contatto ma si tuffa proprio platealmente, ci poteva stare il secondo cartellino giallo, addirittura all'espulsione, rivediamo proprio il rallenti con Cerri che si lascia proprio cadere, infatti Fiale e Lazzerini protestano come direttore di gara. Ruglioni, il calcio di punizione è magistrale, palla all'incrocio, il Pescia riapre la partita, siamo al minuto 22 della ripresa. Brega,
il tiro è debole, Gori a terra fa sua la sfera. Pieroni potrebbe avere la palla per chiudere il match, il diagonale, ma è bravissimo Gori a distendersi, palla in calcio d'angolo, ancora Pieroni, sguscia via, si avventa Tamberi, la palla dietro per Brega, corta, la recupera ancora Cristian Brega, ne fa fuori due, fa fuori anche il portiere, ma poi calcia clamorosamente al lato. Siamo al 35esimo del secondo tempo, il Ponzacco cerca il colpo del KO ma non riesce a chiudere la partita. Qua è Lici che sventa una minaccia e calcia fuori la palla, è ancora Ponzacco, Tamberi prova il diagonale di sinistro ma perde il tempo per la battuta e bravo Strufaldi a liberare. Ma siamo praticamente in chiusura di tempo, Cristian Brega ricambia il favore a Pieroni, Pera svirgola la palla, è il numero 10 Ponzacchino che chiude qua la partita, Ponzacco 4, Pescia Ozzanese 2, il Pietrasanta pareggia con il Castel Fiorentino e i punti di distacco salgono a 9. Thank you.